Eder. Mac. Pallister. Sono morte 21 persone nel tragico incidente dello scorso 3 ottobre su un autobus precipitato dal cavalcavia di Mestre alle porte di Venezia. Mentre i clamori della cronaca scemano, dopo il lutto, lo sconcerto, la rabbia, l'indignazione e quelle devastanti immagini dell'incidente, si è cercato di fare un rimpallo di responsabilità. Ora è certo, l'autista non ha avuto malore, il suo cuore era sano. Questo l'esito della perizia disposta dalla procura. Gli esami post-mortem hanno infatti confermato che Alberto Rizzotto, l'autista del bus precipitato dal cavalcavia a Mestre, non aveva problemi al cuore. Sempre da quanto accertato dai medici legali, l'uomo è deceduto per lo sfondamento del cranio, dopo che il pullman è precipitato giù dal cavalcavia, da un'altezza di oltre 10 metri. Le indagini per fare piena luce sulla tragedia, nel frattempo, proseguono. Si attende ancora il deposito formale degli esiti dell'autopsia e quelli tecnici sul bus e sul viadotto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!